quello di parlare di marchette della giunta musulmana, in che senso? Guardate, quando si prendono 237 milioni di euro di fondo sviluppo e coesione, che è l'anticipazione dell'assegnazione 2021-2027, e si distribuiscono con un criterio che non è chiaro, ma con nome e cognomi di singoli interventi che non hanno nulla a che vedere con la finalità delle risorse, e di conseguenza si è ormai trasformato questo fondo di sviluppo e coesione come la cosiddetta tabella H che si usava per le mance, per comprarsi i voti dei deputati. Io lo posso dire perché sono stato testimone: si compravano i voti dando a colpi di 50-100 mila euro con, su a associazioni e centri studio fasulli, farlocchi. Qui ora si è proceduto con un'altra logica. Si prendono questi fondi destinati per lo sviluppo e si finanzia un cimitero, si finanzia un palazzo di giustizia, 40 milioni per il palazzo di giustizia di Catania. Io sono felice, attenzione, ma perché quello di Messina, per esempio, non è stato finanziato? Non solo, abbiamo finanziato le caserme, per carità, ben venga, abbiamo finanziato chiese, per carità, ben venga, quali? Quelle ortodosse, quelle cristiane, in base a quale logica? Con nome e cognome? Signori, ma tutte queste risorse non sono però compatibili con le finalità del Fondo Sviluppo e Coesione, tant'è vero che le altre regioni di tutto ciò che io ho elencato non hanno finanziato alcun intervento. E questa è la prima cosa grave. Seconda cosa grave, viene usato quasi il 50% per spese correnti, oltre 120 milioni di euro, di cui una buona parte è usata, udite udite, per i nuovi sviluppi della telefonia, per digitalizzare nuovamente, perché siamo all'ottava versione della digitalizzazione dell'apparato burocratico siciliano con quegli altri enti mangiasoldi che sono delle società ben precise, che poi non e funziona. vengono non funzionano, è normale non funzionano, perché queste risorse vengono utilizzate fondamentalmente per pagare stipendi. Ecco, le marchette di Musumeci oggi a completamento del suo ciclo di governo, che ovviamente ha per l'ennesima volta segnato il mancato sviluppo secondo quelle che sono risorse, ma soprattutto oggi si vuole comprare i voti, e lo dico e mi prendo la responsabilità, utilizzando i soldi dello sviluppo, indirizzandoli con nome e cognome. Chi ha dato questi nomi e cognomi, questi pizzini? Chi ha dato i pizzini al buon Musumeci? Sarebbe anche interessante capirlo con quale logica e da dove provengono. Quindi a Messina niente, perché? Per colpa di De Luca? Ma può essere, questo lo dovrà spiegare il buon Musumeci, anche perché sulla ripartizione territoriale, guarda caso, Messina ha appena 8 milioni di euro, ma non la città di Messina, eh? La città di Messina ha zero. Sono alcuni comuni dove c'è qualche sindaco amico a cui finanziare una chiesa, qualche altro sindaco amico dove finanziare magari qualche caserma, poi c'è anche qualche piazza, ma nella città di Messina, per quello che è il Fondo Sviluppo e Coesione, mi pare che ci sia zero. Eppure noi avevamo il Palazzo Giustizia da fare, o no? E in termini di proporzione, pensate un po'. Chi è che riceve, ma noi siamo felici per carità di Dio, se vengono destinate per cose serie, riceve quasi il 40% di queste risorse, quelle destinate al territorio, Catania. La sua città. Catania, e per carità, per carità. Dopodiché nelle assegnazioni c'è Palermo, dopodiché nelle assegnazioni c'è Siracusa, e noi veniamo equiparati a meno di Siracusa, 8 milioni circa che sono stati dati anche a Trapani, ma ripeto, la città di Messina zero. Aspettiamo il candidato di centrodestra, uomo di Musumeci, che dia una spiegazione, grande e alto dirigente della regione siciliana, perché questo è il commissario che è attuatore per la lotta al dissesto idrogeologico, Maurizio Croce, che dia anche una spiegazione su questo.